Ciao a tutti, benvenuti nel tutorial del verb cut, che è il taglio che avete visto eseguito prima. Non l'ho finito, quindi non sono arrivato fino al mento, perché è abbastanza complesso e siccome non mi riesce benissimo, non voglio insegnare una cosa che non so fare bene. Per insegnarla la devo saper fare bene. Quindi, arriveremo comunque fino a 5 mazzetti, quindi arriveremo per capirci fino a questa situazione qui, ok? Con 5 mazzetti. Allora, partiamo con il tutorial. Allora, innanzitutto la presa. La presa è come la posizione di servizio, però teniamo il mignolo sul lato corto inferiore. Sul lato corto superiore teniamo l'indice, pollice lungo il lato lungo e medio anulare anche loro lungo il lato lungo dall'altra parte. Quindi partiamo in questa posizione. Con la mano destra, se siamo destri, se siamo mancini invece terremo il mazzo in questa posizione e andremo con la mano sinistra. Se siete come destri come me, andate con il pollice della mano destra ad alzare un mazzetto, quindi usando come perno l'indice della mano sinistra si alza un mazzetto, poi con l'indice e il medio completate, quindi fate una Z. Quindi andiamo a rivedere: pollice che alza, indice che completa, indice e medio che completano. Ok, a questo punto dobbiamo ruotare il mazzetto, l'ultimo mazzetto, questo qui in giù, questo il mazzetto centrale ruotarlo in modo che sia in posizione orizzontale e il mazzetto superiore anche lui in posizione verticale, quindi dobbiamo ottenere una specie di forma a U, diciamo, in questo modo. Quindi alziamo, giriamo e otteniamo questa posizione. Con l'indice della mano destra, in questo modo, dobbiamo, facendo perno con il medio, girare una carta e pinzarla con il mignolo. Allora, quindi alza con l'indice, dobbiamo fare questo movimento qua, ve lo faccio vedere, ok? Quindi l'indice, che siccome il mazzo è in posizione di middle, basta spingere con l'indice e far ruotare una carta, farla uscire. Quindi rivediamo, alziamo, giriamo con il mignolo. Per questo deve essere sul lato corto, inferiore, andiamo ad agganciarlo in questo modo. E abbiamo ottenuto una specie di quadrato, ok? In questo modo. Ora, per continuare, andiamo a vedere da un'altra posizione, da dietro, perché bisognerà fare un movimento da dietro. Ok, allora, siamo arrivati quindi in questa posizione, ok? Da dietro si vedrà così, bene. A questo punto abbiamo il pollice della mano sinistra libero. Quindi ne possiamo ruotare i mazzetti in basso, in questo modo, abbassare il mazzetto con l'asso di cuore, in questo caso, quindi il mazzetto a sinistra, abbassarlo, e con il pollice tirar via una carta, che verrà pinzata dal mignolo, della mano sinistra. Poi col pollice pinziamo e alziamo, arriveremo in questa posizione. Allora, rivediamo, quindi alza. Ruoto, agganciamo. Ora ci troviamo in questa posizione che si può, diciamo, si può ruotare. Andiamo in basso, pinziamo con il pollice, agganciamo con il mignolo, in questo caso il due di cuori, lo agganciamo col mignolo e completiamo. Ok, quindi ricapitoliamo tutto: alziamo, giriamo. Con il pollice pinziamo, quindi il pollice a questo punto se ne va verso destra e il mignolo della mano sinistra insieme al pollice della mano destra tengono il K di quadri in questo caso. Il pollice va ad agganciare questo angolo qua del mazzetto in alto e ci estendiamo. Quindi ci troviamo con i 5 mazzetti in questa posizione. Bene, allora, adesso andiamo a rivedere il tutto, una volta da davanti. Allora, da davanti sarà così. Posizione quindi in questo modo. Pollice e, scusate, indice e mignolo
pollice e anulare e medio, rispettivamente sui lati. Allora, alziamo. Quindi, pollice che arriva da dietro, alza. Medio, completa. Ruotiamo. Con l'indice spingiamo una carta facendo perno sul medio, poi con il pollice andiamo a prendere e come vedete, ecco la carta va proprio contro il mignolo. In questo modo ci allontaniamo poi prendendo con il pollice. Rivediamo ancora una volta la posizione, alziamo, alziamo, ruotiamo e andiamo a prendere. Oh, ruotiamo in basso. Agganciamo, il mignolo prende, il pollice va a prendere questo mazzetto qua e arriviamo in questa posizione con i 5 mazzetti. Bene, questo era il tutorial del Vermcat, spero vi sia piaciuto, ciao a tutti!